Abbiamo anche il ritorno, possiamo abbassarlo, vero questo? Sì, grazie. Allora, dicevamo, nelle ricerche sulla gestione ambientale paesaggistica abbiamo visto che nel dettaglio non solo la pubblica amministrazione, quindi gli assessorati sulla pianificazione urbanistica, ad esempio, decidono in base alle proporzioni di superficie da lasciare a, quindi sul quanto, ma anche sul come. Quindi attraverso regolamenti edilizi, attraverso tutto ciò che completa l'apparato degli strumenti urbanistici, sono in grado di plasmare il territorio in un modo o in un altro. Quindi sono in grado di stabilire l'altezza massima degli edifici, certe caratteristiche in base ai volumi degli edifici, e qua chiedo all'architetto di soccorrermi e poi di correggermi in caso di imprecisioni inaccettabili. Ma quello che è interessante in zone che vogliono indirizzare il proprio sviluppo nel turismo, attraverso questi strumenti si possono prevedere dei requisiti per chi vuole costruire, di attenersi a materiali, forme, tipologie, rifiniture, colori, piani colore, eccetera, eccetera, in modo tale che venga rispettato un modello di territorio che si va a configurare come quello più che segue l'evoluzione più naturale. Quindi, in questo senso, poi, per quanto riguarda le imprese, a maggior ragione. Ecco, quindi anche la tipologia di imprese che accetto in un territorio rispetto ad altre fa sì che possa avere degli spunti per il turismo industriale piuttosto che no. Poi sicuramente parliamo di turismo industriale e dunque dobbiamo avere a che fare con ciò che condiziona la teoria dell'impresa. E noi stamattina abbiamo fatto qualche cenno raccontando in termini generali che la teoria nell'impresa avvengono delle trasformazioni e ancora prima nella teoria dell'impresa si opera per definire quali sono gli interessi e le responsabilità delle aziende anche in relazione al loro ruolo nello sviluppo del turismo industriale. Cioè, perché un'impresa dovrebbe sviluppare turismo industriale? Quali interessi ha un'impresa a sviluppare turismo industriale? E qui emergono due figure che sono vincolanti per un'impresa, una sicuramente vincolante da sempre, quella degli azionisti, shareholders, e invece una categoria nuova, come quella degli stakeholders, cioè in generale si potrebbero tradurre come portatori di interessi diffusi, che per alcuni assumono rilievo, per altri no. E perché? Perché nella teoria neoclassica si centra tutta la gestione dell'impresa sul benessere degli azionisti, cioè si vuole massimizzare e si decide che un'azienda deve operare con un solo scopo, quello di massimizzare l'interesse degli azionisti. Quindi si rifà alla teoria di Adam Smith sulla mano invisibile e la società vive in condizioni migliori quando ogni individuo si occupa dei fatti suoi, cioè persegue il suo interesse. I principali compiti di un'azienda è quello di produrre beni e servizi nel modo più profittevole. Quindi questo è se vuoi, un'ottica più circoscritta che guarda più all'interesse degli azionisti i quali ottengono una massimizzazione dei profitti solo sotto il vincolo di evitare dei danni reputazionali cioè di non trasgredire delle regole non scritte della società. Tali per cui possano trasgredire regole della una minima morale, ad esempio, tali per cui poi la società possa rivoltarsi contro di esse. Non ci si preoccupa del fatto che ci siano delle cattive opinioni, insomma, su una società, quanto del fatto che questo porti alla riduzione o all'azzeramento dei profitti. E questa è un'impostazione che è andata esattamente. Sì, proprio puro, sì, duro e puro. Mentre le evoluzioni di queste teorie cominciano a far intravedere anche il ruolo degli stakeholders.
Sebbene si ammetta quindi che le aziende possano non operare esclusivamente per il profitto, si dice sì, possono anche compiere delle liberalità, fare delle azioni filantropiche, purché questo non coincida con l'interesse dei proprietari. Quindi di nuovo l'interesse dei proprietari è al primo posto. La preoccupazione delle imprese dunque è quella di massimizzare il profitto e poi di non alterare, di non rompere un legame non scritto, ma che esiste all'interno di una comunità nella quale un'impresa appartiene, che è quello dell'autorizzazione ad operare. Quindi ci sono tanti esempi di legami non scritti che emergono, soprattutto quando ci sono imprese che si rendono responsabili di danni in modo autentico o presunto, ma che non possono essere accettati dalla società. Quindi credo che qua ne abbiate voi in mente, noi ne abbiamo avute in Piemonte diverse di imprese. Ad esempio, io posso riferirmi a chi lavorava l'amianto a Casale Monferrato. La storia dell'amianto è una storia fatta di chiari e scuri, o meglio di informazioni che già dall'Ottocento davano, insinuavano dei dubbi sul fatto che l'amianto potesse alterare significativamente la salute delle persone, perché coloro che lavoravano l'amianto si trovavano in contatto con polveri, e senza pensare ai danni del lungo termine, ma solo quelli del breve termine, già solo il fatto di lavorare in un'atmosfera ad elevata concentrazione di polveri, molto sottili, molto tipo borotalco, insomma molto fini, faceva sì che la respirazione certamente non fosse agevolata. Ecco, di lì in avanti ci sono stati occultamenti di pareri e via di questo passo, finché poi l'amianto ha manifestato in tutta la sua gravità i suoi effetti in termini di mesotelioma, e dunque una città intera, che pur aveva realizzato la propria ricchezza, cioè la propria crescita, con l'azienda che produceva l'Eternit, non ha più accettato questo. Cioè è stato veramente, si è superato una soglia critica di. Quindi la licenza di operare, l'autorizzazione ad operare è stata superata. Invece, coloro che affermano l'importanza degli portatori di interessi diffusi, dicono che che le aziende non solo devono agire per gli azionisti, per il capitale, ma anche nell'interesse di tutti gli stakeholders, i cui interessi possono in qualche modo influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell'impresa. Quindi si allarga molto il bacino, come vi ho detto stamattina è un bacino di ampiezza e di composizione indefinita, perché si pensa di aver identificato i propri stakeholders, poi si scopre che ce n'è qualcun altro, molto più distante di quanto non si credesse, perché attraverso tutti i mezzi informatici le informazioni su di noi sono disponibili molto lontano dal luogo in cui si originano le informazioni. E allora l'attesa che matura nei confronti dell'impresa è quella che sia giusto, proprio per la convinzione che perché un'impresa prosperi sia giusto occuparsi degli shareholders e degli stakeholders, perché col loro comportamento gli stakeholders possono modificare le condizioni in cui un'impresa opera. Quindi, e questo io parlo di impresa, ma lo stakeholders può essere chi abita vicino all'impresa e quindi subisce dei danni diretti o indiretti dalla presenza dell'impresa, o ritiene di subire dei danni diretti o indiretti dalla presenza dell'impresa, e quindi il traffico che un'impresa induce, i rumori che derivano dalle attività all'interno di un'impresa, le emissioni gassose o i fumi, insomma, qui dal luogo un'impresa, o possono essere soggetti che trovano al supermercato i prodotti dell'impresa chissà quante centinaia di chilometri e individuano una informazione falsa o comunque non completamente veritiera sull'etichetta. Quindi quelli sono stakeholders molto lontani,
probabilmente i primi posso immaginarli e con loro posso sviluppare delle tecniche di dialogo, di negoziazione ambientale, di negoziazione su conflitti ambientali per aumentare il mio grado di accettazione. Posso sviluppare delle azioni che oggi facciamo rientrare nel turismo industriale come porte aperte alle imprese. Con gli altri no, magari si muovono in un contesto in cui ci sono delle norme sull'etichettatura dei prodotti diverse da quelle che io conoscevo. No? Però questi, attraverso l'associazione dei consumatori, sollevano dei dubbi sul corretto modo di comportarmi. Quindi nel momento in cui si desidera dialogare con gli stakeholders, si compie un percorso piuttosto complicato, perché bisogna essere pronti a includere delle categorie nuove di stakeholder man mano che il tempo evolve. Il testo che stiamo percorrendo ha, dopo aver definito questi concetti e aver attribuito il ruolo alle discipline che abbiamo visto questa mattina, che compongono il disegno del turismo, dello sviluppo del turismo industriale, definisce alcuni passaggi. Nel materiale che vi forniranno, ci sono tutte le slide relative ai passi principali di questi step che vengono seguiti, e applica poi questa metodologia, come vi dicevo e vi ricordo, all'analisi di quattro casi concreti che sono giudicati a diverso livello casi di successo. Quindi si parte con una definizione del concetto industriale, si guarda come le condizioni, i cambiamenti delle condizioni nelle regioni urbane possono influenzare il turismo industriale, qual è la prospettiva di un'impresa, questo probabilmente l'avete già affrontato con Josef, ma vediamo se ci sono sinteticamente alcuni aspetti che possono essere utili, qual è la prospettiva della regione urbana, quindi perché può essere conveniente per una regione urbana, e poi nell'applicare la metodologia ai casi concreti si guarda qual è il profilo, quali sono i dati caratterizzanti le regioni che vengono considerate, quali condizioni pongono le imprese affinché questo turismo industriale sia interessante, promettente, quali condizioni pongono le regioni urbane, e poi si propone un percorso per trovare un'agenda comune, sulla quale abbiamo detto già questa mattina, è importante avere una vision condivisa e da raggiungere attraverso un percorso a durata variabile e a complicazione variabile, però qual è il percorso per sviluppare un'agenda comune che renda possibili delle azioni coordinate. E poi, quindi questo confluisce un blocco e l'altro nel framework della ricerca e della metodologia che l'autore propone di applicare nel caso in cui si voglia innescare e verificare prima la candidabilità di una regione urbana e delle imprese ad avviare un percorso di turismo industriale. Quindi io su questo adesso, inserendo delle nostre considerazioni ed esperienze, svilupperei con voi qualche ragionamento. Allora, noi abbiamo visto questa mattina che il turismo e trasformazioni hanno una stretta relazione, che si può essere trasformati e sorpresi su assi temporali diversi, ere geologiche, movimenti stagionali, rapidità, la velocità dell'esecuzione di alcune operazioni manuali oppure attraverso l'aiuto di tecnologie, e quindi l'osservazione di trasformazioni prodotte dall'uomo può essere fonte di meraviglia, può essere fonte di interesse. L'abbiamo visto anche nella visita dell'intervallo di pranzo, no? Quindi sono delle operazioni, sembrano semplici, ma c'è dell'abilità, c'è della manualità, c'è dell'esercizio, c'è quel quid in più che non le rendono semplici. Ecco, l'aspetto interessante è quello di poter sviluppare delle attività delle quali ci si accorge che l'artigiano ha una marcia in più, ha i suoi segreti, ha il suo esercizio, eccetera, che non sembrano irraggiungibili.
Quindi io penso, quando vedo lui che impasta, che lui è bravo a farlo, ma guarda come questo insieme della pasta come viene ben omogeneo, eccetera, e magari ci riuscirò anch'io a casa. E intanto però devo esercitarmi tanto, cioè non sviluppo degli spettacoli a quel livello, cioè quando mi occupo di artigianato e di quell'artigianato che è davvero interessante perché è alla portata di tutti come ingredienti, no? Se ci pensate, acqua, sale, farina oppure lievito madre, segreto sul lievito madre, e quindi è alla portata di tutti, è bello vedere che ci si può, sono trasformazioni semplici ma che suscitano interesse e anche ammirazione nei confronti di chi le compie. Poi, per inciso, anche la capacità di creare suspense, no? Mistero, il legno, non vi dico che legno è bellissimo questo, perché alla fine uno non vuole essere completamente, magari viene trasformato dall'esperienza, ma non aver detto che legno è o com'è il lievito madre fa sì che tu ti porti a casa un interrogativo che di tanto in tanto si accende nella tua testa e magari vuoi risolverlo, no? E quindi è stato un aspetto interessante. Quindi l'osservazione di trasformazioni prodotte dall'uomo, anche semplici, anche senza andare a quel movimento di centinaia di tonnellate o di migliaia di tonnellate di roccia come abbiamo visto questa mattina, inducono trasformazioni a diversi livelli. Quindi il turismo delle trasformazioni economiche lungo il ciclo di vita dei prodotti è quello che a me piace come considerazione o come definizione di turismo industriale o del turismo d'impresa, cioè noi ci occupiamo di trasformazioni economiche, cioè di attività che aggiungono valore alle materie, combinando materie prime, risorse economiche, risorse umane e conoscenza, aggiungono valore, danno un prodotto, un servizio lungo il ciclo di vita dei prodotti, perché una cosa bella è creare un itinerario tra ciò che ti rende direttamente a contatto con la natura, cioè farina, cereali, coltivo, passo al mulino, e il mulino è complicato dal punto di vista delle visite, perché nel mulino si vedono grandi apparecchiature più o meno grandi, ma la farina corre i grani di cereali e poi la farina corrono velocissimi avanti e indietro attraverso delle condutture. Quando va bene sono trasparenti e quindi si vede questa velocità, quindi di nuovo abbiamo la cosa dinamica, si stringe molto l'ampiezza della coltivazione, dalla semina alla raccolta dei cereali. Poi il trasporto, o la molitura e quindi la velocità di queste macchine, e poi di nuovo si torna in una dimensione più artigianale che è quella che abbiamo visto oggi della panificazione o comunque dei prodotti da forno. Ed è quindi ho materia prima, ho un semilavorato, la farina, arrivo al prodotto. Quindi cerco di dare, ma abbiamo visto che cambia questo. Per ogni attività economica cambia questo schema, che per noi è lo schema di partenza, cioè io nel mulino ho energia elettrica che entra, ho cereali, ho risorse umane, quindi il capo mulino è responsabile delle miscele di cereali, perché anche qua ci sono dei segreti, quindi sembra tutto uguale, questa è farina d'orzo, sì, è farina di quanti tipi di orzo diversi? Io ho un amico che ha un mulino vicino a Chieri, e per me è una visita interessante che ho fatto con le dietiste della scuola del diploma universitario di dietiste. Andiamo al mulino e dal mulino andiamo dal forno industriale che fa prodotti da forno, sono distanti 3 o 4 chilometri. Però questo mulino che produce prodotti della Plasmon, quindi per i bambini, ha bisogno di farine con certificazioni di biologicità e dunque ha delle linee diverse di molitura e anche per la necessità che esprimono i diversi clienti un laboratorio per miscelare cereali di diverso tipo, in modo tale che abbia dei profili poi di elasticità, diciamo, i campioni che fanno di impasto in funzione dell'uso. Quindi anche in queste attività si può mettere bene in evidenza che la risorsa umana, la conoscenza che si ha di un settore, è molto importante. Bisogna, in alcuni casi, ritengo, cercare di
spettacolarizzare un po', come dicevamo oggi, un'esperienza multisensoriale che in alcuni casi la separazione con il prodotto, col semilavorato, crea una barriera. Quindi se io non vedo la farina, sì, puoi raccontarmi che hai dei silos di grandissime cubature, però sono tutti sottoterra e quindi non è quel monumento che vedo in certi mulini invece che hanno i silos fuori terra. Cioè bisogna identificare degli accorgimenti per rispondere a quel bisogno di emozioni, di trasformazioni che ha il turista. Ma vi dicevo, qua abbiamo il primo anello che è la molitura. Quando andiamo nella panificazione o nella produzione di prodotti da forno entrano quindi farine ed entrano altri attrezzi. Questi altri attrezzi sono prodotti, come abbiamo visto oggi, sempre da imprese all'interno di una certa urban region, no? Di un certo territorio urbanizzato. Quindi abbiamo l'artigiano che produce le palette di legno, tutti gli attrezzi che vengono utilizzati per il forno, e che questo di nuovo... Il forno stesso è un interessante caso anche perché anche in questo caso, se uno ha dello spazio, può realizzarsi un forno più piccolo. Ci sono, se voi guardate su internet, N weekend organizzati in giro per l'Italia, Toscana, Marche in particolare, dove ti insegnano a impastare l'argilla per farti il tuo forno di terra, oppure ti insegnano a comprarti mattoni di refrattario e realizzarti un forno. Cioè, queste cose avvicinano, perché appunto non sono impossibili da realizzare, però collegano l'impresa ad altre imprese nel territorio e quindi permettono di conoscere, partendo da un prodotto semplice che tutti conoscono e gustano e magari mangiano quando sono a Torino, a Milano, cosa perché sono stati in vacanza qua, hanno notato quanto è buono e quindi vogliono continuare questa esperienza che li rimanda un po' alla vacanza anche quando sono a casa, possono servire per ramificare la nostra visita d'impresa e quindi avere un'idea di prodotto che in realtà non è un prodotto, ma è un sistema di conoscenze di settori diversi. Chi conosce le farine ha una sua cultura d'impresa. L'imprenditore che abbiamo visto oggi, vi ho fatto l'esempio di uno che conosceva le lavorazioni del ferro, sa tutto di quello, non sa niente del legno, magari. Quindi l'aspetto interessante è che voi andate attraverso le visite d'impresa, portate i turisti a conoscere imprenditori che conoscono tutto del loro settore e che hanno anche una gelosia su alcune informazioni che loro giudicano strategiche per il successo dell'impresa, e nel giro di una giornata il turista tocca mondi diversi e riesce ad avere delle informazioni distillate, perché sono pillole di informazioni, però possono essere comunicate in modo adeguato lavorando sulla comunicazione, e quando arriva a casa certamente si sente trasformato. Conosco qualcosa in più sulle friselle che non sapevo si facessero, ad esempio, con l'orzo. Per la prima volta io dico: ho mangiato delle friselle che non ho rovinato io, cioè partendo da friselle industriali, cercando e avendo sempre l'incertezza su quanto vanno immerse nell'acqua, avendo dei pomodori buoni e un olio eccellente. Di nuovo, se dal prodotto facciamo il salto, come è stato fatto oggi, al piatto che viene servito, guardate quanti altri settori si vanno a toccare. Di nuovo, tutto ciò che è la produzione, la filiera dell'olio. Quello che è estremamente interessante, lavorando nel mondo della ricerca, è che ormai queste aziende che sono strettamente a contatto con l'ambiente sono aziende multifunzionali, cioè, ed è un modo per dire che non si butta via niente. L'abbiamo provato oggi con riferimento al pane vecchio di un giorno che viene venduto a metà prezzo, ma lo sappiamo tutti che nell'agricoltura, nell'attività dell'agricoltura, ogni eventuale sottoprodotto ha un suo sbocco. Qui avete, ma questo sto andando fuori argomento, ma lo vedremo, le cantine, quindi tutto ciò che è vinificazione, è un ottimo esempio di non si butta via niente. C'è qualcosa che
può diventare isolante, qualcos'altro che può diventare integratore per mangimi per animali. Nei settori dell'agricoltura si trova sempre. Quindi questa capacità di far vedere al turista d'impresa un'ampiezza di vedute partendo da un prodotto semplice può essere interessante svilupparlo. Dicevo, stamattina abbiamo preso in considerazione questo schema, l'abbiamo chiamato schema di partenza. Rispetto a questa mattina compare una cosa, cioè compare l'asse del tempo, perché l'impresa evolve nel tempo. E io vi dicevo, con questo schema potremmo forse, confrontando le nostre impressioni, dialogare anche 15 ore, perché ci sono sintonizzate, man mano che ci sono appiccicate, anzi, a questo schema, tante valenze che aumentano man mano che noi aggiungiamo degli elementi, come ad esempio l'asse del tempo. L'asse del tempo ci dice che le imprese nel tempo si modificano, e noi come lo vediamo questo come progettisti di turismo d'impresa? Beh, un'impresa può svilupparsi e poi morire, e a quel punto lì ho archeologia industriale o un museo industriale. Quindi questa impresa che non ha più un valore economico, perché non aggiunge più valore a delle materie prime, che non ingloba più perché non realizza più prodotti, è un edificio con dentro dei macchinari che sono la sintesi di, della storia che in un certo tempo segnava quell'impresa, cioè era arrivata fino lì e quindi ha questi macchinari. Questi macchinari possono essere, la scelta è di smaltirli come materiale di recupero, oppure valorizzare il contenuto di storia che non è solo i macchinari, ma che è la relazione tra quell'impresa ed il territorio da quando è nata a quando è morta, a quando ha cessato di operare. Questo è un primo aspetto. Ci possono essere imprese, quindi archeologia industriale, posso recuperare i prodotti, posso valorizzare i prodotti attraverso un museo d'impresa. Quindi di nuovo nell'asse del tempo l'impresa a un certo punto ha smesso, non è solo più un edificio che viene tenuto in sicurezza per evitare che gli ospiti o che i turisti subiscano dei danni, ma è di nuovo un contenitore di conoscenza. Allora, in un asse del tempo, cioè in un momento in cui l'impresa non evolva e quindi si fermi la sua attività, abbiamo queste possibili configurazioni. Oppure l'impresa sta continuando, crescita, sviluppo, magari sviluppo, maturazione, o comunque una fase di attività, e allora abbiamo la tipica nostra idea di trasformazione economica di qualcosa, da risorsa a prodotto, e la possibilità di visitarla mentre è operativa. Ed è per questo che io vi dicevo, ed è un ritornello, un mantra questo, non limitiamoci nell'idea di dire è turismo d'impresa solo se, cioè è già una nicchia di turismo questa rispetto ai numeri che possono interessare coloro che fanno delle politiche di turismo. Ha dei grandi pregi perché porta ad una visione sempre più responsabile del turismo. Utilizziamo e valorizziamo tutto ciò che può attrarre e fornire e rispondere al desiderio di trasformazioni degli ospiti. Quindi una prima considerazione è che l'impresa nel tempo evolve. L'impresa nel tempo evolve per effetto, ad esempio, delle innovazioni, l'abbiamo visto stamattina. Può evolvere perché si decide di spostarla da un'altra parte, ma sempre all'interno della stessa regione urbana, perché si ritiene avere la nuova localizzazione più spazio, e quindi posso desiderare avere più spazio per espandere l'impresa. L'impresa evolve quindi nelle tecnologie, perché l'innovazione può comportare l'uso di nuove tecnologie. L'impresa evolve anche nell'organizzazione. Io qua voglio fare un esempio perché mi servirà per dare un'idea dell'evoluzione più tipica, più scolastica, insomma, dell'organizzazione di un'impresa, per poi stimare e comprendere come l'arrivo dei turisti possa modificare qualcosa. Quindi un'evoluzione di un'impresa che dall'artigiano voglia andare, quindi
dal singolo artigiano, come abbiamo visto oggi, possa evolvere per rispondere sistematicamente ad un mercato di sbocco dei prodotti più ampio, può essere un'impresa che abbozza una struttura organizzativa fatta di un'area tecnico-produttiva e di un'area amministrativa. Nell'impresa artigiana, nella microimpresa, certamente c'è l'80% di personale nell'area, saranno 10 persone, ce ne saranno 9 o 8 o 9 nell'area tecnico-produttiva, una nell'area amministrativa. Però questo è già un cambiamento di organizzazione che può essere legato o all'aver introdotto un'innovazione che aumenta il ritmo di produzione, e io la vedo passo dall'impastare a mano o dalla sola impastatrice a una linea di impasti e ad una linea di forni, e quindi mi cambia il gioco per quanto riguarda il turismo industriale, e vedremo come può cambiarlo. Quindi evolvo con un po' di organizzazione nuova, e questo può riguardare anche le piccole imprese. L'estremo opposto è: sono un'impresa di grandi dimensioni, e qui esistono imprese di grandi dimensioni in Puglia, anche medio-grandi dimensioni, quindi anche questo caso non è un caso avulso dalla realtà. Ho un'impresa di grandi dimensioni che ha una sua struttura organizzativa molto articolata. E questa struttura organizzativa, quindi nel tempo, l'impresa evolve. Se evolve verso un'organizzazione del genere, significa che si espande come mercati, si espande come tecnologie, come impianti, si espande come volumi. Quindi dal nostro punto di vista è completamente diversa per noi, che siamo dei progettisti, che vogliamo essere insieme dei progettisti di turismo industriale, e un cliente diverso. Per loro devo organizzare una visita, con loro organizzo una visita diversa, diversi gli spazi, diversi il personale, eccetera. Però nel tempo queste imprese evolvono e possono arrivare a una divisione che tradizionalmente vede la prima, quelle aree in rosso come imprese, come le funzioni primarie, ricerca e sviluppo, progettazione, acquisti, produzione e logistica, al fondo abbiamo dei servizi che possiamo definire ausiliari come i servizi informativi, e poi al centro abbiamo delle funzioni che possono essere giudicate supplementari, come le risorse umane, l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e controllo e il marketing. Cioè si può arrivare ad avere una struttura organizzativa molto articolata. I cambiamenti nel tempo dell'impresa possono accompagnarsi anche a cambiamenti nello spazio. E questo è anche interessante, perché ricordiamoci che il signore Otgar di stamattina diceva: quali sono i cambiamenti che possono influenzare la nostra capacità di sviluppare turismo d'impresa? Banale dirlo, ma condizione necessaria, ma non sufficiente per sviluppare il turismo d'impresa, è che le imprese ci siano. Se in seguito a questi cambiamenti le imprese si articolano con una struttura molto più complicata e vanno all'estero, non mi trovo più i clienti di un certo livello. Estremizzo, però questo è una. Però è interessante anche, ad esempio, notare che nel cambiamento di organizzazione, il cambiamento nel tempo dell'impresa per l'innovazione, per l'organizzazione, può comportare che un'impresa si divida. Quello che era fatto tutto all'interno di una impresa, abbiamo fatto stamattina l'esempio delle piccozze, dei ramponi, adesso vengano fatti i manici a Verona, le becche, quindi le lame delle piccozze nel Friuli, i pezzi in carbonio da un'altra parte. Quindi questa impresa rimane, ma se io devo organizzare una visita per spiegarti come si fa una piccozza, una volta andavo a Courmayeur, entrava la bandella di ferro e usciva la piccozza. Oggi devo organizzare una visita sentendo i colleghi di Made in Friuli, cioè devo fare in modo che, cioè capire che questo può modificare l'area geografica di competenza. Parlo di esempi, li rendo così un po' banali, ma pensate a tutto ciò che è invece la delocalizzazione delle imprese dalle nostre regioni verso l'estero.
quindi improvvisamente crollano dei settori manifatturieri che vanno da un'altra parte. Si perde un capitale di conoscenza, oltre che un'occasione di sviluppo. L'incrocio tra spazio e tempo, io lo chiamo l'incrocio tra tutti questi fattori nello spazio e nel tempo, danno l'idea della cultura di un territorio, cioè della sensibilità di un territorio. Abbiamo parlato degli stakeholder, anche delle domande che il pubblico esprime nei confronti di un'impresa. È comodo, è utile vedere queste domande, cioè capire quanto queste domande siano più o meno incisive in relazione al diritto che interessa, quindi alle norme che interessano un'impresa. Sapere, quindi avere un'attenzione ai lavoratori all'interno dell'impresa, si trasferisce in norme sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro. Queste cose ve le dico sia perché esprimono l'evoluzione dell'impresa, sia perché con queste norme nell'organizzare del turismo industriale abbiamo a che fare, ci misuriamo con queste norme. Quindi in determinati contesti non esistono norme di sicurezza, non esistono norme previdenziali, vi risparmio delle foto perché non ho avuto tempo di cercarne di particolarmente belle, ma ne ho di contesti in cui in paesi del terzo mondo a parità di risultato di un'attività non esistono norme di questo genere e quindi le imprese non devono considerarle e noi non dobbiamo considerarle nel momento in cui portiamo dei turisti all'interno dell'impresa. La prima attenzione è stata questa da parte degli stati, la salute dei lavoratori. Quindi oggi chiamiamo salute e sicurezza sul luogo di lavoro, chiamiamo anche rappresentanze sindacali, il diritto dei lavoratori, eccetera. Io li metto come due elementi dell'ambiente giuridico, quindi l'ambiente in un certo spazio e tempo è anche un ambiente giuridico che esprime delle norme. Successivamente, che cosa è capitato? Quindi quelle norme lì esistono, adesso non le vedete più, ma immaginate queste norme che funzionano. La competizione tra le imprese, oppure il fatto che si siano realizzati degli incidenti ambientali o dei disastri ambientali, o il fatto che le imprese abbiano a un certo punto scoperto di essere poco profittevoli, in termini di stamattina il rendimento era basso, cioè avevano una bassa efficienza, ci si è resi conto che quelle trasformazioni, nessuno di voi me l'ha detto, ma in quello schema mancava qualcosa, cioè quelle trasformazioni non avvengono a costo zero, non abbiamo un rendimento uno, si capita qualcosa, quindi queste trasformazioni provocano la produzione di rifiuti, di emissioni gassose, di effluenti liquidi, di inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso, bla bla bla, cioè sono tutte fattispecie che si manifestano per il semplice fatto che una trasformazione di tipo fisico, chimico, biofisico, biochimico all'interno di un'impresa dà luogo a queste cose. Allora, fino a un certo punto, quindi fino a un certo punto nel tempo, si sono ignorati gli effetti di questi aspetti ambientali e a un certo punto hanno raggiunto un livello tale o il benessere delle popolazioni è stato tale che in un determinato contesto ciò ha portato alla produzione di norme ambientali. Quindi abbiamo introdotto, i discorsi sono stati introdotti, i temi della sostenibilità di un'impresa. Parlo del discorso della sostenibilità perché la prima sollecitazione è stata quella di tipo ambientale. In realtà una misura, cioè una preoccupazione di tipo, se volete, egoistico, cioè siamo sicuri di avere petrolio a sufficienza per continuare a crescere così all'infinito? E quindi la preoccupazione e quindi la consapevolezza con il rapporto del Club di Roma sui limiti delle risorse, quindi sulla limitatezza delle risorse, ha cominciato a far ragionare gli imprenditori in termini di aspetti ambientali e quindi anche in termini di efficienza delle trasformazioni. Che insegnamento ci ha dato il forno di oggi a questo proposito? Certamente il forno di oggi realizza delle trasformazioni semplici rispetto a quelle più complicate che avvengono in tante aziende manifatturiere, intendo dire abbiamo dei prodotti naturali e sani
e quindi non abbiamo una ampia gamma di prodotti che combinati tra loro possono dare un'ancora più ampia gamma di effluenti di pericolosità diversa. Però ci ha insegnato che le attività legate alla natura, di nuovo come vi ho già accennato prima, nei secoli hanno consolidato delle pratiche per cui si cerca di ottimizzare tutto. Quindi la produzione di calore avrebbe un costo, ha messo in evidenza lei con la domanda quanto costerebbe con l'energia elettrica un costo. Bene, allora saper costruire bene un forno, un elevato grado di coibentazione, ma non solo, quella è la parte tecnica, noi abbiamo delle risorse umane, bisogna saperlo condurre in modo adeguato, perché se io lo conduco in modo adeguato queste fascine da 3 euro l'una mi producono calore per N ore e quindi nelle N ore, però di nuovo è dedizione dell'artigiano, posso infornare tante cose. Quindi ci hanno insegnato che queste attività a contatto con la natura, che il rendimento diventa uguale a 1 quando trovo una destinazione anche per gli scarti. E questo è un aspetto importante in relazione al turismo d'impresa, perché c'è tutto un filone di turismo d'impresa che guarda, come dicevamo stamattina, alle aziende che fanno igiene ambientale, discariche, impianti di depurazione, impianti di incenerimento e via. Quello, tutto il filone dell'igiene ambientale, delle tecnologie ambientali, è un filone, vedremo dopo per le ragioni che abbiamo già accennato, cioè il dialogo con gli stakeholder che ha avviato in anticipo rispetto ad altri settori visite in azienda. Sapete tutti che questo tipo di aziende immancabilmente è colpito dagli effetti della sindrome del NIMBY, no? Not in my backyard, che va a colpire le popolazioni circostanti, cioè fatela pure la discarica dove volete ma non vicino a noi. Allora, quando le discariche le hanno realizzate, io parlo di discariche in termini generici, ovviamente mi riferisco ad impianti di interramento controllato, quindi autorizzati e realizzati come si deve, le prime attività che hanno fatto sono state quelle di aprirsi alle popolazioni circostanti, quindi questo possiamo chiamarlo visita d'impresa anche, per ottenere o per consolidare la loro licenza ad operare. Ti dimostro che qua dentro sto facendo questo, questo e quest'altro. La mia attività può avere questi effluenti, li controllo in questo modo e quindi cerco di garantirti e ti do delle evidenze. Poi vedremo queste evidenze come si comprovano anche. Quindi norme ambientali. Poi il modo in cui si realizzano le imprese, la capacità delle imprese di essere realizzate in luoghi e in modi adeguati, in modi adeguati intendo dire con attenzione al risparmio energetico, quindi con un certo grado di coibentazione, oppure come va di moda adesso da noi con le pareti verticali verdi, quelle pareti verdi o con i tetti verdi, hanno a che fare con le norme urbanistiche. Quindi le imprese sono fortemente influenzate anche per la loro localizzazione dalle norme urbanistiche, cioè troviamo imprese laddove le norme urbanistiche ci permettono di trovarle. Quindi nel identificare, come vi dicevo stamattina, con lo zoom dall'alto di Google delle zone, voi trovate zone grigie, molto probabilmente in queste zone grigie, oltre alle città e alla periferia di queste zone grigie, trovate le aree industriali. E quindi lì ci possono essere delle imprese. Vediamo se queste imprese sono interessanti. Se le mettiamo tutte insieme, abbiamo un po' di preoccupazioni, o meglio di aspetti che un'impresa, rispetto ai quali un'impresa è chiamata a rispondere per norme o perché c'è gente sensibile. Indico nel primo box territorio e paesaggio, perché io posso rispondere come impresa della aderenza alle norme urbanistiche, quindi del mio comportamento coerente con le richieste delle norme urbanistiche. Il paesaggio è altra cosa, è il territorio come viene percepito attraverso il vissuto o la cultura dell'osservatore. È un integrale doppio rispetto al territorio, perché io posso avere la possibilità di rispettare le norme urbanistiche, ma di fare un'impresa che per forma, modalità, sia un pugno nell'occhio. E questo gli stakeholder possono manifestarlo.
e quindi abbiamo una preoccupazione che inglobiamo in uno stesso tema che chiamiamo territorio e paesaggio. Poi abbiamo ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, cioè temi che a seconda dei contesti spazio-temporali, quindi dei contesti territoriali in un certo periodo, si manifestano con norme urbanistiche, norme sulla sicurezza, norme previdenziali e norme ambientali. Questo sollecita le imprese ad una gestione. In primo luogo sollecita le imprese a dialogare con l'esterno, perché non posso, l'ignoranza sulle leggi non è ammessa, non posso non sapere che ci sono delle norme che intersecano la mia attività. E dunque devo stabilire attraverso un opportuno sistema di gestione un modo organizzato, sistematico, di dialogare con l'esterno, di pormi all'ascolto di quello che accade all'esterno. Dal punto di vista normativo, però, sempre di più, dal punto di vista dei consumatori, dei clienti e anche degli stakeholder, cioè di coloro che lì hanno qualche interesse. Ed è per questo motivo che io sto andando verso un percorso di gestione, cioè vi sto portando verso un percorso di gestione che sintetizzerò con poche slide, che riguarda i sistemi di gestione. Cioè a livello internazionale questa domanda di chiarezza, di sistematicità è stata assolta da alcuni organismi, l'ISO in particolare, quindi l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, attraverso la approvazione di standard, che sono strumenti volontari che hanno le imprese a disposizione per fare ordine nella loro gestione. Sono strumenti che valgono per imprese di piccole dimensioni e di grandi dimensioni. L'importante è far riferimento agli standard e contestualizzarli, quindi adattarli al proprio contesto, non farsi sommergere dalla carta inutile, ma utilizzare quello che serve per avere una gestione più metodica delle cose. Per cui se io periodicamente, faccio l'esempio delle norme, consulto il commercialista o l'associazione di categoria con la quale sono in contatto per sapere se è cambiato qualcosa nel panorama ambientale, quindi e questo lo faccio una volta ogni 15 giorni, non sarò sorpreso da disposizioni. Se ad esempio cambia qualcosa e sono un'impresa che organizza delle visite d'impresa per quanto riguarda la sicurezza degli addetti o degli ospiti e non lo so e capita qualcosa ad un ospite, mi colgono in fallo. Invece se sono aggiornata, se ho un sistema di comunicazione, quindi tanto per dare i numeri, ma senza chiedere a voi di fare lo stesso, gli standard di riferimento sono quelli indicati nelle slide, cioè ci sono standard che riguardano l'ISO 9001, la gestione per la qualità in azienda, standard come l'ISO 14001, l'EMAS, che riguardano la gestione ambientale. Io questi sono molto attento perché gli aspetti ambientali denunciano dei margini di miglioramento nell'efficienza di un'azienda, l'SA 8000 che riguarda la responsabilità sociale, cioè le norme sulla previdenza del lavoro, sulla rappresentanza sindacale, eccetera. La Convenzione Europea del Paesaggio, che non è un regolamento, che non è una norma, ma che è una dichiarazione a livello europeo che pone il paesaggio in primo piano e pone soprattutto in primo piano l'importanza che le popolazioni conoscano il ruolo che può giocare la consapevolezza di trovarsi di fronte a un paesaggio autentico, ben conservato e quindi anche a mantenere questo paesaggio nei confronti del proprio benessere, ma anche degli ospiti che possono venire in questo territorio. E attenzione che si può partire da un buon paesaggio, ma se non si gestisce l'impatto dei turisti sul paesaggio, il bel paesaggio può decrescere, insomma il livello qualitativo può decrescere abbastanza in fretta. Quindi uno strumento che è uno strumento che sancisce l'importanza del paesaggio a livello europeo e che attraverso una ricerca, come vi farò vedere, noi abbiamo unito al sistema di gestione ambientale ed audit, che è uno strumento invece che discende da un regolamento e che prevede
una serie ordinata di passaggi che devono essere compiuti per essere certi che si sta tutelando un territorio. Quindi se l'obiettivo dell'EMAS è quello della performance ambientale, cioè misurare il miglioramento nel tempo di grandezze che esprimono la qualità dell'ambiente, unendolo al paesaggio, opero per l'ambiente e per il paesaggio. Questa era la nostra idea quando abbiamo pensato con l'architetto Quarta e con il dottor Duglio a questa ricerca condotta nelle Langhe. Poi c'è OHSAS 18001, uno standard sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ed infine, proprio perché gli standard non smettono mai di svilupparsi, dal momento che ci sono variabili che nel tempo cambiano per le imprese, 50001 che riguarda la gestione energetica delle imprese. Il ruolo del... Prego. Sì. Dove rispetto alle norme ambientali spesso viene visto dalle imprese con un costo difficile da sostenere. Il fatto che queste tipologie di certificazioni siano volontarie, quindi non siano imposte dalla comunità europea o dalle nazionali, non pregiudica l'attrattività delle imprese, meglio. Cioè se i consumatori nel momento che acquistano un prodotto magari sono attenti a vedere la qualità. Pone la stessa attenzione nel momento in cui va a visitare quell'azienda, cioè non so se mi sono capito, c'è delle certificazioni, può dipendere l'attrattività turistica e culturale dell'azienda? Dipende dal turista, da chi consideriamo come turista, però è utile forse distinguere due aspetti in relazione al suo intervento. Uno è, questi sono modelli di gestione che possono essere certificati. Cosa vuol dire? Che introdurre la gestione e gestire un'attività secondo questi modelli non obbliga alla certificazione. La certificazione è un momento in cui un ente terzo verifica che nella vostra impresa quello che avete realizzato in termini di sistema di gestione corrisponde a quello che chiede lo standard. Può anche non servire a nulla la certificazione in un certo contesto. Ad esempio, all'artigiano di oggi potrebbe non servire a nulla la certificazione, perché a volte le imprese sono andate verso una certificazione 9001 o 14001? Perché non vendevano al consumatore finale, vendevano alla grande distribuzione e la grande distribuzione imponeva loro di avere queste certificazioni, non sistema di gestione. Mentre all'artigiano potrebbe essere utile un sistema di gestione, perché nel momento in cui lui, per qualche motivo, facendo i debiti scongiuri, non dovesse star bene, non c'è nessuno, fermo restando che il contenuto di know-how e di manualità è elevato ed è difficilmente riproducibile, ma non c'è nessuno che sa nulla di come va quella impresa, di quante fascine si mettono e quando si mettono, di quando si deve fare biscottare i grissini piuttosto che altro. Quindi, quindi questo è un primo aspetto che adesso approfondisco. Il secondo aspetto è aiutiamo il consumatore a non confondere la qualità del prodotto con la qualità della gestione. Perché alcune imprese hanno utilizzato in modo inappropriato la comunicazione dicendo abbiamo dei prodotti eccezionali perché abbiamo un sistema di gestione certificato. Questa è una mistificazione della certificazione, dell'uso improprio della certificazione. Cioè tu con la certificazione di un sistema, o meglio, prima con un sistema di gestione, organizzi i momenti, i processi all'interno dell'impresa in modo tale da poter sistematicamente riprodurre le stesse caratteristiche di un prodotto. Possono essere caratteristiche che fanno sì che quel prodotto sia ben lontano dall'eccellenza. Immagino che l'impresa, il forno industriale, dove io portavo le studentesse del corso delle dietiste, sia certificato 9001. Le friselle saranno sempre di un certo tipo, la temperatura del forno sarà sempre di un certo tipo. Perché? Perché la grande distribuzione a cui lui vende i prodotti, la grande distribuzione vuole essere certa che il prodotto arrivi controllato, non che sia l'eccellenza. Quindi il tema però
È interessante la domanda molto interessante sul contesto appunto spazio-temporale, perché il tema della certificazione intanto è un costo per l'azienda e direi è un costo forse insostenibile per un'azienda così piccola come quella che abbiamo visto oggi, e quindi è un costo di fronte al quale non ho benefici, mentre il sistema di gestione è indubbiamente utile. Mi metto lì, cerco di aiutato da qualcuno, perché di nuovo l'artigiano conosce benissimo tutto ciò che fa nell'impresa, lui sembra naturale, ci sono tanti sottintesi, perché per lui sono degli automatismi che ha sviluppato. No? Quindi formalizzare un sistema di gestione non è facile, però può essere utile per garantire nel tempo la continuità di un'impresa, anche se si realizzano delle situazioni anomale. Perché se tutto è dentro una persona, proprio il one man company, diventa difficile mantenerla nel tempo, no? L'impresa. Quindi ci sono questi standard a disposizione. Vedrete che ogni settore industriale poi ha delle sue specifiche tecniche, perché nel settore automotive la qualità si realizza attraverso uno svolgimento ordinato di processi che sempre si trovano nell'automotive, quindi avrò la formatura, avrò degli assemblaggi, avrò della verniciatura, eccetera. Allora l'ISO, per dare una mano alle aziende nell'applicazione, ha sviluppato delle norme tecniche che aiutano l'introduzione in azienda dei sistemi di gestione. Lo dico anche perché anche il turismo industriale non sfugge a questo, a questa evoluzione, a questo desiderio di riordino. Ve l'avranno detto probabilmente, c'è un comitato tecnico che si chiama 228 e che ha un working group 9, quindi le norme vengono redatte e abbozzate da comitati tecnici. L'ISO è un'organizzazione fatta di più di 150 paesi, i comitati tecnici sono internazionali, discutiamo di un tema, la dimensione delle carte di credito, e quindi prendiamo in esame la dimensione ottimale, si mettono d'accordo, passa un po' di tempo, arrivano ad una bozza di norma che condividono tra tutti i paesi, e quindi le carte di credito hanno una certa dimensione, A per B, i due lati, perché se tutti aderiscono a quella norma, una carta di credito sarà utilizzabile in tutto il mondo. Alcuni settori del turismo sono interessati allo sviluppo di norme, ad esempio tutto ciò che riguarda le escursioni subacquee, le scuole di sub, ci sono qua un sacco di scuole di sub, sono oggetto di norme perché la preoccupazione in quel caso è non che la carta di credito sia producibile e utilizzabile ovunque, la sicurezza del turista. Quindi sono norme volontarie, adesso c'è un comitato che sta organizzando le norme sul turismo industriale, perché in questo caso la preoccupazione è: diamo un modello di sviluppo delle visite aziendali in modo tale da garantire la sicurezza del turista che va in un'azienda. Quindi, da un lato, le norme si propongono di fare maggior ordine o più ordini, di apportare energia per ottenere un maggior ordine all'interno di un contesto molto variegato, dall'altro si preoccupano della sicurezza degli ospiti. Dov'è il confine tra volontario e obbligatorio? Il confine tra volontario e obbligatorio è che potrebbe essere richiesto a livello normativo che per svolgere una determinata attività si debba garantire l'organismo che la propone di operare secondo la norma, quindi esibire una certificazione. Per cui se tu sei lo scuba diving di un qualche porto cesareo o cosa, dici che fai scuola di sub, bene, per poterlo esercitare da un certo punto in avanti la regione ritiene che tu debba essere certificato. Poi qua possono aprirsi tutte le vostre e le nostre perplessità su modi di agire più o meno seri dei certificatori, eccetera. E questo giustifica appunto espressioni così poco convinte. In realtà quando si fa, la nostra esperienza dice che quando dimostra nel nostro caso che quando abbiamo introdotto sistemi di gestione per aziende che non volevano la certificazione ma volevano migliorare la gestione, il passaggio della certificazione è stato inevitabile. Erano interessate loro stesse a manifestarlo verso l'esterno e naturalmente hanno goduto anche del vantaggio in alcuni settori di essere state le prime aziende di quel settore
merceologico ad aver ottenuto la certificazione, quello dà un po' di notorietà e di immagine. Quindi abbiamo dei modelli, possiamo ignorarli, possiamo scegliere di aderire a questi modelli questi modelli perché sono utili? Perché pongono l'azienda in comunicazione con l'esterno. L'EMAS e l'ISO 14001 e anche il 9001 impongono di ascoltare gli stakeholder. Quindi il consumatore, una volta era il consumatore, io voglio produrre perché come impresa riesco a rimanere sul mercato se soddisfo il consumatore, e quindi devo dimostrare di avere una procedura, che poi tutto si traduce in descrizione dell'attività, attraverso la quale sistematicamente ascolto il consumatore. Quindi io voglio produrre turismo d'impresa, cerco di capire chi sono i miei turisti d'impresa, reali o potenziali, e attraverso una specie di indagine di mercato li consulto periodicamente. In alcuni il termine si è ampliato, dal consumatore si è andato allo stakeholder, perché ci si è resi conto che per alcuni settori non è trascurabile l'influenza che hanno altri portatori di interesse. Quindi questi standard hanno l'obiettivo principale di porre l'impresa in ascolto e in comunicare, quindi far sì che non ci siano dei confini rigidi di un'impresa, ma sia una membrana osmotica, insomma, in cui si spostano degli elementi. Io in sintesi vi dico, per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale, permette di valutare, raggiungere, tenere sotto controllo e migliorare in maniera sistematica il livello di prestazione ambientale di un'organizzazione. Non è un qualcosa di appiccicato al sistema di organizzazione dell'impresa, ma deve integrarsi, perché tutte le funzioni che avete visto prima, sia nel sistema più semplice, area tecnico-produttiva e area amministrativa, o in quello più articolato, direzione, abbiamo detto produzione, marketing, logistica, risorse umane, eccetera, eccetera, l'ambiente è trasversale a tutte. Quindi, per farla semplice e riferirci al caso elementare, se la mamma oggi era l'area tecnico-amministrativa o area marketing e colui che ci ha animato così bene la visita era l'area produttiva, il suo interesse, il suo aspetto ambientale può essere quello dei rifiuti che derivano dal pane invenduto, dalla parte del bancone ci può essere non sprecare degli imballaggi, oppure selezionare degli imballaggi ecocompatibili, faccio per dire. L'ambiente li riguarda tutti e due. Quindi questo è così. È un'organizzazione che riguarda, un sistema che riguarda aziende, società, imprese o istituzioni, per questo io parlo di organizzazioni economiche, perché ormai aderiscono a questi sistemi attività industriali, ma sempre di più, come vedremo, anche con riferimento al caso pugliese, istituzioni, cioè istituzioni possono essere assessorati, intere province, comuni in particolare, oppure una parte combinazione con questi requisiti. Il percorso da parte di tutti questi, il percorso che tutti questi standard prevedono, quindi lo facciamo a titolo di esempio per la gestione ambientale, ma vale per la sicurezza, per la responsabilità sociale, per l'energia, è: parto da uno stato iniziale, definisco una politica ambientale, e questo discorso della politica ambientale possiamo vederlo analogo a quanto dicevamo stamattina su una vision su un certo territorio. Quindi la politica ambientale può essere, parto da una situazione in cui vedo che ho un grande peso nell'uso di risorse non rinnovabili, so che ci sono dei trend a livello internazionale che mi impongono di ridurre le emissioni di anidride carbonica, eccetera, eccetera, la mia politica ambientale afferma che mi muoverò di qui ai prossimi 3 anni, 5 anni, per aumentare l'uso di risorse rinnovabili. Pensate ad un ente pubblico. Questa scelta può avere un effetto sul territorio, quindi dalla politica scendo alla pianificazione. Non è la pianificazione urbanistica, è la lo dico perché gli architetti con i quali abbiamo lavorato hanno messo in evidenza questa differenza nostra di che ci occupiamo di integrare funzioni nelle aziende di sistemi di gestione con la loro idea di pianificazione. La pianificazione qua è l'identificazione di azioni che permettono
a determinate scadenze di raggiungere gli obiettivi stabiliti nella politica ambientale. Quindi, se la politica ambientale dice voglio ridurre le emissioni di CO2 e quindi l'uso di combustibili di fonti non rinnovabili a livello regionale o a livello provinciale del tot per cento, questo può indicare che come azioni io debba installare qualcosa che produce energia da fonti rinnovabili, cioè che produce l'energia alla quale corrisponde quel 20% in meno di emissioni. E questo significa che qualche riflesso sull'ambiente ce lo può avere. E quindi se io devo sviluppare il turismo industriale, questo può anche significare un'opportunità. Faccio il giro dei campi fotovoltaici, faccio il tour dell'energia, i campi, cioè, i luoghi sono abbastanza vicini, lo faccio a piedi, lo faccio in bici. Questa è un'opportunità che deriva da. Quindi quello che potrebbe essere un punto di debolezza, perché a forza di pale eoliche magari i turisti non sono così contenti di vederle, potrebbe diventare, declinato in un'altra forma, un fattore di attrazione per alcuni. Comunque, pianificazione, poi le regole che permettono di attuare le azioni che mi permettono di raggiungere gli obiettivi della politica ambientale. Vedremo adesso in breve nell'attuazione e funzionamento che cosa si intende. E poi controlli e azioni correttive. Devo periodicamente verificare come sta procedendo la mia gestione in funzione degli obiettivi che mi sono dato, un riesame della direzione per ridefinire gli obiettivi, renderli adeguati alle nuove sollecitazioni che ho all'ambiente, e tutto questo per migliorare in modo continuo i risultati della gestione. Miglioramento continuo rimanda di nuovo all'asse del tempo, cioè l'impresa nel tempo deve farsi un'immagine di dove vuole arrivare e dotarsi degli strumenti necessari, gli input, delle conoscenze necessarie per arrivare a raggiungere gli obiettivi. Quindi, come ultima slide così affollata di notizie, nella pianificazione considero l'impresa e il suo intorno e considero le trasformazioni che avvengono nell'impresa. Dunque, considero queste trasformazioni, le chiamo aspetti ambientali, cerco di comprendere come l'impresa dialoga col territorio in termini di, a sinistra, risorse, quindi materie prime, risorse materiali, risorse energetiche, risorse umane e risorse economiche. Le trasformazioni danno luogo a aspetti ambientali. Quello che abbiamo visto oggi davano luogo a rifiuti organici, che in realtà rifiuti non c'erano, cioè il pane secco, perché viene totalmente riutilizzato, possono dar luogo a qualche imballaggio esausto, quell'imballaggio usato, eventualmente, quello in cui i sacchetti della farina, che poi immagino vengano bruciati, ma comunque può dar luogo a questo tipo di... E un aspetto energetico interessante, che è stato però aspetto ambientale anche, che è stato considerato, sono le dispersioni energetiche del forno. Lui ha fatto il massimo. Quello di fumi è interessante perché, ecco, grazie, le emissioni in atmosfera dei fumi hanno permesso, considerando... gli impianti di abbattimento vengono prescritti in funzione dei combustibili, quindi se io avessi fatto un forno che bruciava plastica, faccio per dire, ovviamente in termini in assoluto, oltre a rovinare l'aroma delle friselle e quindi magari avvelenare il prodotto, avrei emesso delle sostanze che non sarebbero abbattibili attraverso un sistema d'umido come il suo. Ecco, quindi la logica degli impianti è: intercettiamo gli inquinanti, inglobiamoli o trasformiamoli in modo tale da renderli più facilmente trattabili o che vadano ad essere inglobati in un luogo in cui non alterano, nel particolare l'ambiente idrico, quindi abbiamo delle polveri derivanti dalla combustione di legno, vado a intercettarli con acqua, diventano fanghi, facciamo così, facciamo per dire, entrano nell'acqua degli scarichi e possono essere tranquillamente abbattuti, e ho dei fumi che non hanno del particolato. Questo è un aspetto ambientale.
devo considerare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni, magari non obbligatorie per legge, ma per il fatto che vivo in un certo contesto, magari perché opero all'interno di un parco, sono delle considerazioni che dei pronunciamenti di tipo legale, quindi prescrizioni che concernono il mio rapporto con l'ambiente, sottoscritte magari in modo volontario, che non posso ignorare. L'aspetto verso il quale abbiamo sempre avuto qualche dibattito con le imprese, soprattutto nelle piccole imprese, è che spesso, vista la varietà di norme esistenti, gli imprenditori non hanno la consapevolezza di tutte le norme che interferiscono con la loro attività. E quindi, quando si applica un sistema di gestione, tutte queste norme emergono. E quindi l'impresa crede che sia il sistema di gestione che inventa dei vincoli, invece i vincoli ci sono già, solo che il sistema di gestione ti pone a dire come sto in rapporto all'applicazione di questi vincoli. Di nuovo, perché mi si chiede questo? Perché voglio che l'impresa nel tempo possa continuare a produrre. Infatti oggi credo ci fosse una battuta in cui ha parlato del riutilizzo improprio del pane secco per produrre altre friselle, e dice: se uno avesse in mente di fare una cosa del genere, c'è immediatamente il carcere, no? Quindi è una pratica illegale. Ecco, quindi queste cose che sono legate al prodotto, l'imprenditore le conosce benissimo, perché proprio fanno parte della sua cultura. Quelle legate alla relazione con l'ambiente a volte non le conosce. A volte parliamo di attività, tra l'altro, che hanno già subito molte semplificazioni. Da noi si chiamano attività che hanno delle emissioni poco significative, e quindi anziché dover richiedere le autorizzazioni preventive, cioè prima di produrre, di accendere gli impianti devo essere autorizzato, ci sono dei modelli semplificati di autorizzazione, si chiamano comunicazioni, che devono essere fatte. Sto avviando un forno, ha queste caratteristiche, ti mando una relazione tecnica che ti dice: questo forno emette tot metri cubi ora di fumo quando è acceso, e il sistema di abbattimento è questo. Quando ho capito quali sono i miei punti di contatto con l'ambiente, definisco gli obiettivi, i traguardi e i programmi. In questa impresa la parte ambientale è così poco significativa che probabilmente sarebbe antieconomico e inutile un sistema di gestione ambientale. Ha sempre gli stessi rifiuti, sa quali sono le modeste interferenze che può produrre con l'ambiente, e quindi perché invece potrebbe essere rilevante il tema della 9001, cioè seguire i processi che mi permettono di formalizzare i processi che mi permettono di mantenere nel tempo le caratteristiche dei prodotti. Attenzione, anche questo lo diciamo sempre a favore della diffusione di questi modi di ragionare degli imprenditori: i sistemi non sono pubblici. Quindi io, se scrivo queste cose, posso anche scrivere che la paletta è fatta in legno di cinnamomo, che è fatta in legno di qualcos'altro. Questo rimane nel mio cassetto e lo faccio vedere eventualmente se voglio dare una certificazione, al verificatore o a colui che lavorerà con me e che grazie a questo manuale sto istruendo perché aumenti la sua professionalità. Quindi parliamo con i sistemi ISO di un documento pubblico che è la politica ambientale, politica per la sicurezza, politica dell'energia, perché la norma ISO, le norme ISO prevedono che sia reso pubblico e conosciuto almeno da parte dei fornitori e dei clienti, perché è un modo in cui l'impresa si manifesta e comunica il suo impegno, e quindi diciamo che assume una responsabilità nei confronti dell'esterno. Quindi vengono ovviamente scoraggiate le condotte che sono atte a disinformare e confondere il consumatore. Recentemente ho sentito di una pubblicità che i nostri divani sono amici dell'ambiente perché l'azienda è certificata ISO 14001. Allora, l'azienda è amica dell'ambiente, i tuoi divani magari li hai fatti con materiale plastico che è più o meno amico dell'ambiente in base a come lo usi. Quindi spesso ci sono queste, ancora adesso, nonostante i giuridi della pubblicità nel tempo avessero piuttosto
concentrato l'interesse su questo. Sul 9001 c'erano state delle acque che erano state un'acqua eccellente perché certificate 9001, cribbio. E invece potrebbe essere un'acqua che ha delle caratteristiche di purezza originaria, come si aspetta da tutte le acque imbottigliate all'origine, ma non particolarmente di eccellenza, no? Quindi nel tempo c'è un sistema, questo sì che è importante, che garantisce l'igienicità, la salubrità del prodotto, perché sistematicamente verranno condotte migliaia di analisi ogni minuto. Quindi questo è. Dopodiché, altri aspetti che eventualmente, se qualcuno è interessato, allora nei trend, quindi perché abbiamo parlato di questo? Perché nei trend a cui stiamo assistendo c'è una crescente utilizzo da parte delle imprese di sistemi di gestione. Allora mi dico, e qua andiamo già un po' verso il ragionamento che imposteremo domani, ma se esistono dei cluster, cioè delle imprese che sono abituate a collaborare tra di loro e a fare rete perché potenziano le loro capacità, e se esistono all'interno dei cluster delle imprese che hanno dei sistemi di gestione, i quali sistemi di gestione portano le imprese a cercare il dialogo con l'esterno, non potrebbero essere queste imprese o queste concentrazioni di imprese forse le più suscettibili di visita d'impresa? Forse, perché dipende da che cosa fanno le imprese, dipende dai prodotti e via. Però quello a cui stiamo assistendo in Puglia, ma in generale in Italia, è un aumento delle imprese che utilizzano, impiegano sistemi di gestione. Bisogna vedere come li vivono al loro interno, la valenza che hanno, le motivazioni. Di nuovo, le aziende dei servizi di igiene urbana sono state le prime a ricorrere a uno strumento complicato da impiegare come il regolamento EMAS, che è parente dell'ISO 14001, ma è più impegnativo ancora, di nuovo per affermare all'esterno e rendere possibile alle parti esterne ricavare evidenze del loro corretto operare. Quindi queste cose sono state, sono strumenti che sono stati applicati. Non solo, c'è un trend per qualificare i prodotti. Se ci occupiamo di servizi turistici, e siamo interessati a ciò che è enogastronomia, possiamo dire che c'è un trend per qualificare i prodotti, perché ognuno vuole reclama e vuole dimostrare l'originalità del proprio prodotto o della propria produzione. La frisella di Tricase è diversa da quella di Veglie, faccio per dire, no? Supponiamo. Però c'è una diffusa pratica della invenzione di marchi. Quindi questo lo si vede nel materiale, c'è un libro, una dispensa insomma, che ho scritto con una collaboratrice che riguarda proprio i marchi diffusi nel settore turistico. Quindi non parliamo di prodotti, ma parliamo di servizi. Anche i servizi turistici vivono questo trend, cioè ci sono dei marchi, possiamo poi vederli, scorrerli molto rapidamente, che vengono sviluppati a scala locale, perché si cerca nelle imprese che appartengono alla stessa urban region, per utilizzare quel, dei denominatori comuni che si vogliono ritrovare, che si vogliono controllare e che si sa possono essere apprezzati dai turisti. Vi ho accennato, poi magari lo vedremo, noi abbiamo lavorato sul marchio che si chiama Saveur du Val d'Aoste, quindi sapori della Valle d'Aosta, perché si arriva ad un marchio? Normalmente non si arriva ad un marchio così a caso, ma probabilmente perché nel background ci sono state delle azioni volte a qualificare determinati prodotti. Nella Val d'Aosta i prodotti che hanno avuto un sostanziale apporto di risorse per la qualificazione sono stati i formaggi un po' vago, la fontina e poi sorprendentemente i vini. Perché 20 anni fa, 25 anni fa, i vini della Val d'Aosta erano imbevibili.
attraverso un'azione condotta dall'Istituto Agricole, con l'apporto di enologi francesi, hanno migliorato tantissimo le loro produzioni. E quindi due prodotti sui quali oggi gli albergatori, i ristoratori puntano sono naturalmente non la folla fontina, tutte le ricette che si fanno con la fontina e, semplifico molto, però alcuni vini. Allora, con questa azione alle spalle, la Regione Val d'Aosta, anche per migliorare la propria ricettività, l'offerta turistica, ha desiderato inventarsi un marchio che si chiama Saveur du Val d'Aosta e ha chiesto al nostro dipartimento di scrivere i disciplinari per quel che riguarda le attività di ristorazione e le attività di vendita di prodotti. Allora, se poi vorrete e sarà interessante, avremo tempo, potremo affrontare lo schema generale, ma tra gli elementi che sono stati considerati sicuramente c'era il controllo delle materie prime, cioè che la fontina sia davvero la fontina della Val d'Aosta col marchio e non dei sottoprodotti prodotti o dei surrogati, quindi fontina e naturalmente anche il discorso dei vini, le ricette, quindi il fatto che venissero forniti determinati piatti che si chiamano in un certo modo, ma se si chiamano in un certo modo, ferma restando la creatività del cuoco a cui piace dare dei tocchi di originalità ai suoi piatti, come ingredienti base dovevano essere quelli, quindi materie prime, ristorazione, poi l'ambiente, in modo tale da valorizzare degli elementi, e qui abbiamo appunto di nuovo lavorato con l'architetto Quarta, valorizzare degli elementi, e con una storica tra l'altro anche, che fossero parte del patrimonio architettonico della Val d'Aosta, che dicendo così si dice tutto e niente, perché nella Val d'Aosta ci sono delle valli che hanno delle tradizioni completamente diverse. C'è la Valle dei Valser che ha delle sue tradizioni costruttive, anche se nella maggior parte dei casi è sempre legno e pietra, sono diversi i volumi, sono diversi i modi in cui si lavorano legno e pietra per fare travature e cose di questo genere. Quindi aspetti architettonici del contenitore, aspetti dell'arredamento, quindi l'ambiente interno che è un qualcosa che il turista percepisce, il calore di un ambiente interno di un chalet di montagna è dato da alcuni aspetti, anche la possibilità di mettere delle opere d'arte realizzate da artisti locali in legno o in pietra, eccetera. E poi, sempre perché si guarda, quindi si scatta la fotografia all'impresa, ma poi si deve tendere a migliorare, un percorso di formazione degli addetti, quindi capacità di comunicazione con il pubblico, di intrattenere e di spiegare i prodotti e le preparazioni ai turisti, conoscenza delle lingue e varie altre, con l'idea che da un controllo all'altro, quindi da una verifica all'altra, gli addetti, quindi il proprietario della struttura, stabilisce degli obiettivi minimi di corsi di formazione da frequentare. Quindi sto evolvendo verso. Allora, a quel punto lì, scritto disciplinare, la Regione poi ha definito delle regole per la concessione, per l'amministrazione del marchio, quindi la concessione del disciplinare e i controlli, le modalità di controllo, l'eventuale revoca e via di questo passo. Quindi anche la qualificazione dei prodotti e dei servizi sta manifestando un trend che potrebbe interessare il turismo industriale. Un'azienda vuole qualificare i propri prodotti e vuole dimostrare attraverso una visita di impresa che la sua attenzione è diversa rispetto a quella di un altro. Io uso le mandorle di Bari, non uso le mandorle della California. Quindi io ti dico, guarda che questi miei, che io chiamo brut et buon in piemontese, brutti e buoni nel linguaggio comune italiano, sono fatti con mandorle e ti costano più degli altri. Perché? Perché io ti dimostro che le mie mandorle le prendo a Bari. Costano di più, ma ci sono tanti altri vantaggi. Posso dimostrarti la qualità del prodotto, posso dimostrarti questo. E uso la visita d'impresa per veicolare questo messaggio. Quindi questo è un buon esempio. Ci sono delle domande? Vi sembra che fili?
la vedo sorridente e scettica, e quindi io no. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti? Bene. Allora, concetto di turismo industriale. E questo è un tema che, quindi noi abbiamo detto che è opportuno andare verso una integrazione delle strategie tra pubblico e privato, definire delle priorità comuni e coordinare le azioni per. Il signor Otcar a quel punto lì dice: bene, però cerchiamo di capire, e serve a noi come attori, cioè imprese o come organizzatori di turismo industriale, capire chi è il nostro pubblico. E quindi qua tutto ciò che vi ha comunicato la dottoressa Kos e Josep potrebbero essere anche messi in comune. Io non so che cosa loro abbiano detto, io ho una visione che cerco di misurare e discutere con voi. Allora, abbiamo detto che si parla di trasformazioni, quindi qua si guarda un po' alla letteratura, Otgar guarda un po' alla letteratura e dice: boh, ci sono tanti sinonimi, apparentemente sinonimi di turismo industriale, in realtà ci sono dei concetti di turismo industriale che mettono in evidenza delle sfumature che permettono di andare a toccare dei pubblici diversi. Quindi la tecnologia è un qualcosa che opera delle trasformazioni, diventa il punto focale di un'esperienza turistica, quando parlo di turismo industriale. Vado in un'industria che è diverso da un grano, nell'artigiano più che la tecnologia diventa quasi accessoria rispetto al progetto, cioè, la tecnologia se è il forno non è per nulla accessorio, però la manualità diventa l'aspetto principale, cioè il suo sapere e la sua destrezza diventano l'aspetto principale. La tecnologia però è utile perché gli permette di presentare le qualità del prodotto che ottiene grazie ad una tecnologia aggiornata. Mentre nell'industria la tecnologia è il punto centrale. La tecnologia può essere più o meno spettacolare a seconda dei cicli produttivi, ma la tecnologia è un qualcosa di estremamente variegato all'interno di un'azienda. Può riguardare le attrezzature, può riguardare le macchine operatrici, ma può riguardare anche i sistemi di trasporto del materiale. Tutto quello che imprime dinamica, oggi abbiamo parlato di trasformazioni, tutto ciò che ha a che fare con la velocità. Tutto ciò che ha a che fare con le elevate temperature, il forno è anche appassionante per quello, perché beh, lì fai la fotografia e senti che ti arriva una vampata di calore, quindi ti immagini queste fiamme o queste fascine che danno luogo alla brace e poi l'evoluzione, insomma. Però in un'azienda ci possono essere tante tecnologie che interessano, tante tecnologie che sorprendono il visitatore, soprattutto se è un qualcuno che non conosce le imprese manifatturiere per suo mestiere. Viene chiamato anche il turismo dell'Homo Faber perché si guarda qualcuno realizzare un processo, realizzare un prodotto, si guarda all'azione coordinata di uomini e tecnologie messi in serie o coordinati tra loro per realizzare un prodotto, ma è anche un turismo che permette, come abbiamo fatto noi, di misurarsi facendo qualcosa con le mani, provando a realizzare qualcosa. Si parla anche di turismo industriale con riferimento alle visite tecniche, quindi quello che io compio con i miei studenti potrebbe essere classificato visita tecnica, per quello mi sono involontariamente trovato ad essere turista industriale. È normale compiere visite tecniche per completare un programma scolastico. Possono essere visite non solo, ecco, il tecnico può essere giocato su vari piani. Dicevamo oggi, rientrando, può essere giocato sul piano della sicurezza sul luogo di lavoro. Avete visto l'impastatrice, quando ha azionato l'impastatrice, ha chiuso quello schermo, uno schermo che impedisce di ficcarci le mani dentro. E quindi io posso portare degli studenti o un corso di aggiornamento per addetti alla sicurezza e dire: guardate quali sono. Quindi analizziamola per sistemi, quindi sistema sulla qualità, sulla sicurezza, mi occupo di tutto ciò che è dispositivo di protezione individuale o di ciò che è
una barriera per prevenire gli incidenti, cosiddetti incidenti sul lavoro, oppure lo gioco in chiave ambientale. Quindi disegniamo il nostro diagramma di flusso, stabiliamo quali sono gli aspetti ambientali, andiamo a vedere come li ha risolti. È facile in questo caso perché sono pochi gli aspetti ambientali, ma una visita tecnica può anche essere più articolata. Come vedremo, porto gli ingegneri in un'acciaieria e quindi tratto e fotografo le cose con tutti i vari momenti delle lavorazioni con riferimento agli interessi che esprime quella certa impresa. Se parlo di company tours o di factory tours, posso essere interessato ad aspetti che vanno al di là, che completano il panorama meramente tecnico del ciclo produttivo attuale. Sempre interessa l'idea dell'impresa nel tempo, la storia dell'impresa. Quindi quello interessa sicuramente, però come rendere la storia dell'impresa può essere la lezione barbosetta o può essere una qualche soluzione tecnica, una qualche modalità di comunicazione efficace che sintetizza in 4-5 fotografie magari d'epoca dei momenti che hanno segnato una svolta dell'impresa e vi dico in breve che cosa ho fatto. Quindi non è una storia, oppure lo associo ad alcune macchine che sono rimaste nell'impresa e quindi ho una parte di turismo, se volete, simile a museo, ma legato proprio alla mia attività. Anche le relazioni tra l'impresa e il territorio possono essere interessanti. Industrial sightseeing, che potrebbe essere una veduta sull'impresa, a me interessa molto il discorso legato al paesaggio industriale. Proprio perché, specialmente alcune aziende che hanno dismesso le loro attività e che hanno quindi dei siti che dal punto di vista architettonico sono ammirevoli, credo, opere di imprese che oggi chiamiamo di archeologia industriale e sono, se ben conservate, sono davvero interessanti, ma l'interesse per il turismo industriale è anche capire come avveniva nel tempo come avvenivano le produzioni nel tempo e che cosa è cambiato oggi, soprattutto se l'impresa oggi è ancora operativa. Nel dire ci sono tanti modi per vivere il turismo industriale o per definire il turismo industriale, Odger prende in considerazione alcuni di questi modi, partendo da una tesi di dottorato di questa signorina, dottoressa direi, australiana, che nel 2000 ha fatto una tesi e ha definito il turismo industriale come la visita da parte di turisti a siti operativi dove l'attività centrale, la core activity, l'anima, l'attività principale del sito non è un'attività turistica. Questo l'avete già visto con Josep? No, allora va bene. Allora, il fatto che lei l'abbia definito nel 2000 e che poi successivamente ha ancora modificato conferma quello che vi dicevo stamattina. Dobbiamo essere particolarmente entusiasti di occuparci di questo perché c'è un sacco di spazio, cioè sta diventando una disciplina a cui ognuno partecipa con le proprie conoscenze, le proprie sensibilità, ma si sta costruendo e sono possibili quindi dei modelli e delle definizioni personalizzate anche in funzione degli obiettivi e delle azioni che si desiderano condurre. Quindi in questo caso si parla di siti operativi non orientati al turismo e quindi vuol dire che non si considera tutto ciò che sono dei siti di eredità turistiche, cioè di conoscenza del turismo o di archeologia industriale. Quindi tutto ciò che sono aziende non operative non fa parte del turismo industriale secondo questa concezione. A noi potrebbero interessare, cioè a voi potrebbero interessare le une e le altre. Può essere diverso il pubblico, o direi, anticipando un po' quello che voi tutti ormai sapete, i pubblici di riferimento. Poi, tutte le aziende che aprono le loro porte fanno parte dei siti operativi e dunque di quella che secondo la Elspeth, che è un nome abbastanza carino, and through, è turismo industriale. Tutte le aziende che aprono le loro porte.
il tema delle porte aperte nelle aziende è un tema già ben noto dall'87 di far frequentare le imprese da turisti o da soggetti interessati. Questa definizione quindi si basa sulla ragione dell'esistenza di un sito, che è quella di essere operativo. È turismo industriale se vedo qualcosa di operativo, che funzioni. In questo senso lei definisce quella che chiama pure industry, cioè un'azienda che produce beni o servizi per il pubblico, ma che per varie ragioni non può ricevere turisti, perché possono esserci ragioni di sicurezza che impongono di non visitare questi siti. Il sito può essere non sicuro o non adatto ai turisti. Quindi, se vi vengono in mente degli esempi, bene, se no andiamo avanti e poi ci pensate. Va bene, arrivederci, buonasera. Per quanto riguarda, ad esempio, dei siti che diventano inadatti, abbiamo già fatto l'esempio. Ah, l'alto forno, certo. Può essere, sì. Può essere questo, e appunto bisogna anche in questo caso verificare l'interesse dell'azienda, se è quello, può essere anche quello di far transitare i turisti lontani dal punto di pericolo, ma comunque consentire la visita. Però è un sito quindi operativo, ma che potrebbe essere la cava di questa mattina, è un sito che se si percorre un determinato itinerario può essere accettabile, se si va oltre, se si entra nella zona operativa, no. Però, vedete, il confine è labile. La logica che lei dice è o non è... Come fa questa Anna qui a definire sta pure? Sì, però potrebbe essere, ad esempio, la centrale nucleare francese di questa mattina, a un certo punto le norme hanno detto non sono visitabili. E quindi a questo punto diventa pure industry. Oppure ci possono essere delle aziende chimiche che per le loro lavorazioni di nuovo avvengono in ambienti in cui si possono sviluppare, non so, vapori, atmosfere, via. Esatto, quindi questo è. L'altro, industrial tourism, lei lo vede, la produzione di beni e servizi per il pubblico e per i turisti, e quindi sono aziende che possono ammettere limitatamente dei turisti. E poi pure consumer in tourism, produzione di beni e servizi soltanto per i turisti. I turisti sono ammessi, ma non vivono, cioè non vivono un'esperienza dietro le scene, quindi aspetti dietro le scene di una attrazione che sta svolgendo un'attività operativa, cioè un'azienda attrezza degli ambienti per accogliere i turisti, ma non permette loro di vedere le attività di produzione. Questo,